La pop art nasce nella seconda metà del XX secolo ed è chiamata così perché deriva proprio dal termine inglese popular art, cioè arte popolare. Per fare chiarezza ed evitare fraintendimenti, è bene precisare cosa intendiamo per popolare. In questo preciso contesto non si intende che tutto quello che viene catalogato sotto tale etichetta sia destinato al pubblico, bensì si fa riferimento all'oggetto che viene prodotto in serie, legato alla massa e non al singolo individuo. Come si può dedurre dal nome, questa innovativa corrente artistica che si venne a diffondere negli anni 50 fu un qualcosa di completamente innovativo e inaspettato rispetto alla tradizionale arte che si era conosciuta e considerata tale fino a quel tempo. La differenza era così sostanziale rispetto ad altri movimenti artistici, poiché si poneva in modo completamente differente rispetto ad altre correnti di pensiero. Quale elemento poteva rappresentare al meglio l'arte di massa se non gli oggetti appartenenti al mondo del commercio? Coca-Cola, lattine, riviste e molto altro. Tali oggetti non possiedono un vero e proprio volto, ma al contempo sono conosciuti da tutta la società consumistica grazie alla costante e pressante pubblicità, che le rendeva delle immagini ben stampate all'interno della mente della società di quegli anni. Elevando questi oggetti a delle vere e proprie opere d'arte, la pop art era rimasta pronta a guardare ed assimilare stimoli provenienti dalla società esterna. La società consumistica degli anni 50 faceva sia da cornice che da musa per tutti gli artisti della pop art, i quali riuscirono a trasformare in arte ogni singolo aspetto di quel mondo che quotidianamente veniva sempre più invaso dai mass media, i quali pian piano sarebbero diventati padroni incontrastati della società contemporanea. Roy Lichtenstein è un artista la cui immagine si lega fortemente ai fumetti. Tra gli artisti la pop art è quello che più riesce a creare una cifra stilistica inconfondibile, restandovi fedele fino all'ultima produzione. Esponente della tipica famiglia medio-borghese americana, la vita di Lichtenstein si svolge in maniera tranquilla, senza le eccentricità o i protagonismi di artisti quale Andy Warhol. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene chiamata alle armi. Qui avrà il primo incontro con il mondo militare, che spesso sarà l'ispirazione alla sua prima produzione artistica, e con i fumetti ispirati alla guerra. Pare infatti che un suo superiore gli chiese di riprodurre delle vignette tratte da fumetti di guerra. Da qui nasce forse l'idea stilistica della sua tipica arte, anche se Roy cominciò a produrre in questo stile solo all'inizio degli anni 60. Nel 1962, con una personale tenuta a New York, inizia l'ascesa dell'artista. Siamo negli anni in cui il fenomeno del consumismo della cultura pop esplode a livelli mondiali. Il clima di serena fiducia nel presente e nel futuro si contrappongono nettamente al pessimismo precedente di matrice esistenzialista. Le immagini dei fumetti ingranditi proposte da Lichtenstein sembrano rispecchiare in pieno l'esigenza di circondarsi di immagini nuove, oggettive e prive di angosce esistenziali. È un nuovo modo di contaminare l'arte. In realtà, la grande tenuta formale dei quadri realizzati da Lichtenstein rende le sue immagini mai banali. Sono fumetti, è vero, ma realizzati con la visione propria dell'artista. Nel corso degli anni la formula stilistica dell'artista non cambia, ma inizia un confronto sempre più serrato con l'arte del recente passato, dagli esiti decisamente originali. La contaminazione tra pittura e fumetti crea un dialogo originale che negli ultimi anni coinvolge anche la scultura. La sua espressione artistica, prodotta fino alla metà degli anni 90, rimane come una delle espressioni più originali della cultura americana del secondo dopoguerra. Come già detto, le sue prime esperienze di ingrandimento di fumetti nacquero nel periodo in cui era militare, e soprattutto agli inizi della sua carriera artistica, non poche sono le opere ispirate ai fumetti di guerra. Questa tela, che in realtà è un dittico, è una delle opere più famose ed è attualmente esposta alla Tate Gallery di Londra.
È considerato uno dei capolavori di Lichtenstein dal titolo One del 1963 e rappresenta una sorta di summa della ricerca tecnica e teorica dell'artista. L'uso del lettering e del retino tipografico, realizzato a mano con una mascherina traforata, esalta l'effetto grafico e bidimensionale tipico dei comics. Ma fate attenzione a quella sottile linea che divide l'opera in due parti. L'artista ha affermato di aver voluto creare un vero e proprio dittico, in cui ciascuna delle sue tele fosse in rapporto compositivo con l'altra, ma con caratteristiche stilistiche proprie. La velocità dell'aereo che si incune nella profondità dello spazio domina infatti il pannello di sinistra, mentre l'esplosione occupa tutto il pannello di destra. Questo è ciò che affascina nell'opera di Lichtenstein. L'essere riuscito a trovare anche nelle strisce più popolari il rigore di una nuova sezione aurea. Queste sono altre opere conosciute della produzione artistica dell'artista americano e ci mostrano il suo inconfondibile stile. L'ultimo record per Lichtenstein risale al novembre del 2012, da Christie's, con I Can See the Whole Room. And There's Nobody in It, battuto per oltre 43 milioni di dollari. Un dipinto che è rimasto in mani private per circa 48 anni e appartiene a una serie di altre opere custodita in alcune delle maggiori istituzioni pubbliche del mondo, tra questi il MoMA. Andy Warhol è il rappresentante più emblematico della pop art americana. Figlio di un minatore cecoslovacco emigrato negli Stati Uniti, egli è uno dei rappresentanti più tipici della cultura nordamericana, soprattutto per la sua voluta ignoranza di qualsiasi esperienza artistica maturata in Europa. Rifiutata per intero la storia dell'arte, con tutta la sua stratificazione di significati e concettualizzazioni, l'arte di Warhol si muove unicamente nelle coordinate delle immagini prodotte dalla cultura di massa americana. La sua produzione artistica prende spunto dal cinema, dai fumetti e dalla pubblicità, senza alcuna scelta estetica, ma come puro istante di registrazione delle immagini più note e simboliche. E l'opera intera di Warhol appare così un catalogo delle immagini simbolo della cultura di massa americana. Si va dal volto di Marilyn Monroe alle inconfondibili bottigliette di Coca-Cola, dal simbolo del dollaro ai detersivi di scatola, e così via. In queste sue opere non vi è alcuna scelta estetica, ma neppure alcuna intenzione polemica nei confronti della società di massa. Unicamente esse ci documentano qual è divenuto l'universo visivo in cui si muove quella che noi definiamo la società dell'immagine. Il percorso artistico di Warhol si è mosso tutto nella cultura newyorkese, nel momento in cui New York divenne la capitale mondiale della cultura. Warhol fu in questo ambiente uno dei personaggi più noti, costruendo in maniera attenta il suo personaggio. Si mosse in estrema attinenza agli ambienti underground, legandosi al mondo della musica, del teatro e del cinema. Nel 1963 raccoglie attorno a sé numerosi giovani artisti, costituendo una comune a cui diede il nome di Factory. Abbandonò la pittura nel 65 per dedicarsi esclusivamente alla produzione cinematografica. Il ritorno alla pittura avvenne intorno al 72, con una produzione concentrata soprattutto sui ritratti. Nel 1980 fonda addirittura una televisione dal nome Andy Warhol's TV. Muore il 22 febbraio del 1987 nel corso di un intervento chirurgico. Jean-Michel Basquiat e Kate Haring sono sicuramente due dei personaggi più conosciuti usciti dalla regia di Andy Warhol. Basquiat, che è passato alla storia per i suoi graffiti, ha avuto una vita molto breve, infatti muore soltanto a 28 anni. E lo stesso Kate Haring è passato anche lui alla storia per aver realizzato questi grandi murales sparsi un po' in tutto il mondo. Ebbe anch'esso una vita molto breve, nasce nel 1958 e muore nel 1990. In questa slide invece possiamo vedere uno dei capolavori, uno degli ultimi capolavori
di Kettering. Questo è un enorme murales che si trova a Pisa, è famoso tutto mondo. Ho voluto inserirlo all'interno di queste slide in quanto è un esempio fortissimo della spiritualità, della simbologia legata alla produzione artistica di questo incredibile personaggio americano, che probabilmente ha vissuto troppo poco, poteva sicuramente lasciarci altri capolavori di fondamentale importanza, come appunto questo che si trova a Pisa. Il volto di Marilyn Monroe, qui ripreso, appartiene ad una cartella contenente 10 serigrafie su carta che Andy Warhol realizzò fino al 1967, tutte dedicate alla diva americana e che si aggiungono ad una collezione più ampia, sempre realizzata dopo la metà degli anni 60, e che ritraeva diversi personaggi famosi, icone dell'immagine del tempo, come ad esempio le serigrafie su Mao o su Che Guevara. Questa serie appartiene alle prime serigrafie che Warhol realizzò e si caratterizza per una forza cromatica più intensa e per un disegno molto delineato, dove non è assente alcuna sbavatura. La cartella dedicata a Marilyn è una delle più famose e citate dell'artista americano e si caratterizza per una ricchezza cromatica che cambia da serigrafia a serigrafia, giocando sui contrasti complementari di colori quali il blu, il rosso, il verde, l'azzurro e il rosa. La fotografia viene manipolata da Andy Warhol, isolando il volto dell'attrice e portandolo in primo piano, come per effetto di una zoomata, al fine di valorizzarne lo sguardo ammaliante, la bocca sensuale e l'acconciatura da stalle degli 50. L'immagine è il prodotto artificiale di un montaggio meccanico di zone di colore accostate con l'approssimazione tipica dei prodotti di basso costo e a bassa definizione. Il risultato finale, come negli analoghi ritratti di Liz Taylor, Marlon Brando, Jacqueline Kennedy e Mao, è una maschera, una specie di cartoon che, semplificando il carattere del personaggio, lo rende immediatamente riconoscibile e consumabile dal pubblico. In questa slide possiamo vedere altre riproduzioni tramite serigrafia da parte di Warhol. Da parte della sinistra la serie dedicata a Che Guevara, poi Mao e poi anche una serie di riproduzioni legate a un suo volto. L'arte di Andy Warhol è una delle più incomprensibili mai prodotte nella cultura occidentale. La sua personale indifferenza a quanto rappresenta, senza alcun intervento interpretativo, spoglia le sue opere di qualsiasi intento comunicativo, rappresentando l'omogeneizzazione della società moderna che propone alimenti preconfezionati uguali per tutti. Questo può divenire implicitamente una critica alla stessa società, ma ciò non sembra l'intenzione di Warhol, che anzi nella società americana vede un valore positivo proprio questo grande livellamento. Il bello degli americani, come lo stesso Warhol ha espresso, è che mangiano tutti la stessa cosa, dal presidente degli Stati Uniti al barbone che è seduto ad un angolo di strada. In ciò è molto evidente quella mitica American Way of Life, la cui uguaglianza è realizzata in una società che consente uguali possibilità per tutti. E in ciò appare nuovamente evidente che l'arte di Warhol, troppo americana anche nei suoi piccoli risvolti, sembra che abbia un solo intento reale, demolire il mito dell'arte europea come espressione di una cultura alta. E in ciò che si ricollega in maniera molto chiara alle esperienze dadaiste, soprattutto ai ready-made di Duchamp, con le quali l'arte di Warhol condivide l'intento risacratorio. Alle scatolette Campbell, Warhol ha dedicato una quantità enorme di quadri, l'ha rappresentata a volte chiusa, come in questo caso, altre volte aperte. Non che la cosa faccia cambiare il significato all'immagine, ma la grande ripetizione del medesimo tema sembra sfruttare i meccanismi della pubblicità. Il bombardamento costante delle stesse immagini, colpendo in maniera subliminale, provoca quel meccanismo del riconoscere, che è una delle molle a livello inconscio con cui le masse manifestano le proprie scelte e preferenze. E questo meccanismo lo troviamo anche nelle altre opere di Warhol, i ritratti di Marilyn Monroe, le immagini di Elvis Presley, le bottigliette di Coca-Cola sono state ripetute in una quantità enorme di opere, ed è quindi non un caso se egli abbandona sempre più la pittura, intesa come costruzione manuale dell'immagine, per passare alle serigrafie.
Sensazionale, è molto importante, è anche la sede dedicata all'inconfondibile bottigliette di Coca-Cola. Warren viene considerato il cantore dell'American Way of Life, cioè del modo di fare tipicamente americano. E la bottiglietta della Coca-Cola rientra in quei marchi inconfondibili che rientrano nell'emblema della vita giovanile e dinamica americana. Coca-Cola diventa immediatamente un simbolo pop e Warhol è stato uno dei primi a capire che l'immagine sensuale e attraente della bottiglietta della Coca-Cola poteva servirgli perfettamente per il suo nuovo genere artistico. Andy Warhol ebbe negli ultimi anni della sua vita contatti con l'ambiente napoletano, grazie all'incontro con il gallerista Lucio Amelio. Il gallerista napoletano è stato un vulcanico personaggio che di certo ha avuto il merito nel corso della sua attività di fornire stimoli e occasioni notevoli all'intera arte italiana. Andy Warhol nei primi anni Ottanta realizzò opere notevoli ispirate a Napoli. Una delle più emozionanti rimane di certo la riproduzione della prima pagina del quotidiano Il Mattino, che all'indomani del terremoto del 23 novembre 1980 titolò Fate presto. Un'altra famosa opera napoletana di Warhol rimane la serie Vesuvius, che come è facile intuire è una rivisitazione pop di uno dei simboli più noti di Napoli, appunto il Vesuvio. Questa del 1985 è un esemplare di grandi dimensioni esposta nella Galleria Nazionale di Capodimonte. Questa è una copertina dei Velvet Underground e Nenico, il famoso Banana Album. Copertina disegnata da Andy Warhol. Sulla copertina non compariva né il nome del gruppo né quello della casa discografica, ma solo la firma dell'artista. Le prime copie dell'album invitavano a chi la guardava di sbucciare lentamente e vedere Peel Slowly and See. Togliendo l'adesivo si poteva vedere una banana rosa shocking, maliziosa metafora di un membro maschile. L'album ebbe una notevole sfortuna per la sua diffusione. La produzione venne infatti fermata e tutti gli dischi nei negozi vennero ritirati nell'alto costo della stampa. The Velvet Underground e Nico ottenne un successo tardivo, tanto che viene oggi considerata una pietra miliare del rock. Un rock che Lou Reed ha sempre definito per adulti. Mai prima d'ora un simbolo erotico così esplicito era stato usato per la copertina di un album. Andy Warhol seppe unire la sensibilità musicale del Velvet Underground e la sua sensibilità visiva, la trasgressione dei testi alla trasgressione dell'immagine. In questa slide vediamo la copertina del disco e la sua versione sbucciata con il vinile all'interno. Queste sono altre copertine che sono passate alla storia. Sicuramente una delle più conosciute e emblematiche della storia della discografia di tutti i tempi è la copertina dei Beatles del 1967, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Ma naturalmente bisogna anche ricordare delle copertine storiche come The Best, The Doors dell'85, con l'incontradibile immagine di Jim Morrison, o il bambino all'interno della piscina del Nevermind di Nirvana, oppure la famosa Abbey Road dei Beatles, oppure Dark Side of the Moon, nella sua semplicità, sicuramente una delle copertine più conosciute, oppure il bambino rappresentato nell'album Boy degli U2 del 1981.